Allora Davide, buongiorno, tutto bene? Spero bene dopo il tuo terzo posto e il mio terzo posto. Come stai? Ma sì, bene, dai, sono in ripresa, dai, speriamo bene. Ma tu fai degli allenamenti pazzeschi, io invece sono vecchio, quindi non ci riesco. Comunque oggi bisogna fare una recensione, le tue prime impressioni di questa nuova scarpa appena uscita sul mercato italiano. Mi devi dire di che marchio si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche di questa scarpa. Sei pronto? Bene, dai, sono curioso di vedere stavolta cosa c'è in quella scatola. Il problema vero è che ora abbiamo le telecamere in parallelo, rischio di perdere un po' di soldi, però ci proviamo. Vado? 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 Ok, l'abbiamo Direi fatto. che è andata molto molto bene. Allora, innanzitutto metto la mascherina qua, così. Allora, qua abbiamo, hai già preaperto, visto? Ma di che marchio si tratta? Toccala un attimo, Quattro. secondo me dovresti partire dal battistrada, è sempre un consiglio e non è la Costa però, eh. Allora. Ma secondo te ha il carbonio o non ha il carbonio? Secondo me no, cioè nel senso si piega. Mescola nobile o non mescola nobile? Mescola normale, il fatto che si piega. Boh, Però la mescola potrebbe essere anche azotata, eh. secondo me il fatto che si piega abbastanza duretto, no, è sicuramente una scarpa da lento. Battistrada? Battistrada normale, niente di estremo, c'ha dei micro grip normali, classici. Quindi di che marchio si tratta? Ti Così non saprei dirti. posso dire che è lo stesso marchio che ho utilizzato io alla maratona. È un marchio tedesco. Ah, ok, magari potrebbe essere Puma, però non lo so. Puma, apri pure gli occhi e Ah, hai capito di che scarpa si tratta? ok. Sì. Come si chiama? Velocity Nitro 3. Quanto pesa? Sui 2,70, Secondo me pesa effettivamente 2,70, è aumentata leggermente, ma credo che sia più adatta anche al podista amatore medio, quello che magari corre soltanto 30, 40, 50 km. Ti suggerisco una cosa. Provale e poi facciamo un piccolo brainstorming di quali sono le caratteristiche di questa scarpa, ok? ok, va bene, dai, sono curioso. Allora, Davide, ti ho anche fatto provare la Fast R2, ma cosa ne pensi di questa Velocity Nitro 3 e soprattutto, secondo te, stesso numero o mezzo numero in più? Appena l'ho messa mi sembrava tanto avvolgente e forse leggermente strettino, comunque diciamo giusta davanti, quindi consiglierei quel mezzo numero in più secondo me. E prime impressioni, davvero una buona scarpa. Me l'aspettavo sinceramente un po' più morbida, l'ho trovata abbastanza duretta come mescola, quindi per gli amanti di quelle mescole un po' più dure, comunque davanti è quel mix giusto, non è troppo molle, non è troppo dura. È un'ottima scarpa. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta è anche l'imbottitura della conchiglia dietro, è bella, bella piena di materiale. Quindi anche magari chi ha problemi di tendini dietro, poi comunque bella flessibile, abbastanza protettiva. Cosa ne pensi di questa Tomai Empower Tape che secondo me ha il suo perché? Sì, no, ci sta. Allora, dietro sì, come ho detto prima, è abbastanza imbottita, secondo me comunque fa sudare un po'. Però davanti bella reata, cioè nel senso quella tomaia, una via di mezzo anche lì, non è troppo spessa né troppo aperta, quindi per questa stagione qua secondo me ci sta, fa traspirare abbastanza e anche la linguetta comunque forellata lascia passare un po' d'aria, diciamo. A parte la colorazione nera della linguetta, secondo me questa scarpa potrebbe essere utilizzata anche d'estate. Mi sembra assolutamente molto interessante. E invece come hai visto i lacci? I lacci bene, nel senso ci sono tanti, tanti forellini per tirare bene e essendo piatti si può fare un bel nodo che tiene, come lunghezza giusti, nel senso né troppo lunghi né troppo corti, il giusto. E anche la linguetta è abbastanza comunque imbottita nella zona proprio sulla caviglia, quindi quando tiri magari tanti lacci non ti dà fastidio, bella, bella imbottita e comunque parte sempre da lateralmente, quindi non ti crea problemi che si ingroviglia dentro. Quindi E invece a livello di intersuola utilizza l'intersuola
con il nitro, come l'hai vista? Secondo te ha una doppia mescola oppure no? Sì, secondo me c'ha una doppia mescola, sotto sembra un po' più duretta, mentre sopra dovrebbe essere il nitro un po' più morbido, però comunque appena messa era abbastanza dura, rigida, un po' come intersuola, però nel senso per gli amanti di quelle mescole, quella via di mezzo, secondo me ci sta. Come hai visto il battistrada? Bello, perché comunque c'ha due tipi di grip, interno ed esterno diversi, poi comunque secondo me dà tanta stabilità anche sull'asfalto, sull'umido, bene, nel senso che ci sono tanti tacchettini, forse secondo me non sono così tanto spessi, quindi si consumeranno un po'. Però il fatto che non c'è tanta mescola, diciamo, esposta, secondo me ci si può fare tanti chilometri con questa scarpa. Insomma, bisognerà provarla, però secondo me 600-700 chilometri con un battistrada così, senza mescola in vista, un po' di chilometri si possono fare. A livello di stabilità, invece, cosa ne pensi? È sicuramente una scarpa con una base media, quindi non assolutamente larga, però quindi potrebbe potenzialmente anche farvi correre forte. La paragonerei appunto con una Pegasus, quindi potreste fare un po' tutti i tipi di lavori. Sì, non è larghissima, però è, secondo me è quel giusto, la giusta larghezza per far lavorare comunque i piedi e spingere parecchio. E no, ci sta, non si piega tantissimo, quindi magari per gli amanti di quelle scarpe che proprio si devono piegare, un po' rigidina da quel punto di vista lì, però secondo me quella rigidità che ti permette di fare anche qualche lavoretto di variazioni o quei lavori messi lì un po' durante la settimana, quelle vie di mezzo, ci sta. In realtà però si piega nell'avampiede, quindi effettivamente comunque si può correre forte. Ultima domanda, invece, come hai visto la soletta che si può estrarre? Quindi essendo comunque una scarpa abbastanza neutra, chi vuole mettere dentro dei plantari c'ha la possibilità, poi la soletta cioè classica dentro, niente di che, e no, niente, appena messa comunque non ho avuto problemi di cedimento interno né niente, quindi abbastanza stabile comunque nel complesso, probabilmente anche per il fatto che la mescola è abbastanza duretta, quindi ci sta per quello che tiene bene, nel senso così a occhio la consiglierei sicuramente a chi prona leggermente, anche perché c'è una bella struttura interna, quindi tutela un po', ecco. E invece mi hanno visto con questa Fast R alla maratona White Marble, l'hai provata solo in giardino, cosa ne pensi? Ma anche quella è sicuramente un'ottima scarpa, mi ha stupito il fatto che è davvero tanto stabile, perché così a occhio ho detto ma sarà la classica scarpa da gara che cede dentro, o comunque quando spingi non è stabile, invece devo dire tanta roba, non pensavo fosse così stabile, probabilmente il fatto che la piastra è davvero spessa e rigida, quindi dà tanta stabilità. Leggermente più pesante però rispetto invece alla competizione. Sì, in effetti la cosa assurda è che pesa di più di queste scarpe qua che non sono da gara, quindi dici boh, perché è una scarpa da gara così pesante, non lo so. Però comunque è bella reattiva, è bella comunque tutelante, perché c'è un po' di tanto materiale anche davanti, così non è proprio minimalista come tutte le scarpe da gara. Mi è piaciuto abbastanza a primo impatto. Anche i vecchi ci possono correre molto forte, la dimostrazione l'abbiamo vista domenica. Comunque nei prossimi giorni faremo la recensione completa di queste Velocity Nitro 3 e grazie ancora, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti.